Buongiorno ragazzi di Zoom, ciao, benvenuti in questo nuovo vlog. Sono le 9:25 di questo lunedì 15 aprile, mio primo giorno ufficiale di ferie, anche se ieri già mi sentivo in ferie, raga, addirittura sabato sera, ma mi prude la barba, ma non sono sporco. Come state? Allora, io ho sempre problemi con l'inquadratura, tendo sempre a inquadrarmi così, è una cosa super brutta, e Paolo, perché? Non lo so perché. Allora, intanto avete visto una piccola intro, era un temporale delle 4, le 4 del mattino o roba del genere, ci ha svegliato tutto il paese, credo. E poi in realtà adesso c'è un po' di vento, anzi che bello fresco, ma oggi dovrebbe reggere, pomeriggio dovrebbe addirittura aprirsi il sole, sì, aprirsi il sole, scoppierà, raga, aprirsi il cielo e non lo so. Allora, premesse. Parliamo un attimino. Intanto questo è il vlog che comincio lunedì e raga ve lo butto subito, detta così è bruttissima, ve lo metto subito online stasera, lunedì sera mi beccherete di nuovo, lo so che non ne potete più, stasera alle 21 c'è già il vlog del lunedì. Perché? Perché siccome ho tanti video da fare, raga, dovrebbe arrivare un pacchetto bomba da un'amica che inizia con la E e finisce con la A, quindi dovrei fare quello. Poi c'è la Degusta Box in arrivo. Poi c'è Temu in teoria in arrivo. Quindi devo fare video e buttare subito giù i vlog. Speriamo bene. Poi oggi sarà un vlog così tranquillo. Oggi non esco di casa a meno che non riesco a trovare una macchina di buon cuore che. In cui farò il super spesone. A proposito, ci sarà anche uno svuota spesa, quindi no, sono 7 giorni, io non so quanti video farò, ho 10 su 7 giorni, non so come faccio. Poi alla fine non ne faccio nessuno, come al solito. Ma scusate, ma oggi ho la barba ribelle. Insomma, tutto questo per dirvi che staremo insieme oggi, subito, in diretta praticamente, così. E oggi super casalingo, sono andato già giù, visto che il mio amico è andato via da 10 minuti, è andato a prendere l'autobus per poi prendere il treno per tornare a casa sua. Ho portato giù l'immondizia, sia la carta che l'indifferenziata, e sono andato giù a mettere la lavatrice, quindi intorno alle 10 e mezza, così andrò a prenderla, la roba pronta. E sto facendo la lista della spesa, appunto. Devo prendere roba pesante, raga. Detersivo della lavatrice, ammorbidente, non ho più niente, quelli pesano. Volevo prendere un cartone di latte. E poi tante cose, un po' di scorta per le prossime 2 settimane, raga. Se non addirittura un pochino di più questa volta. E niente, devo fare 2 chiamate perché avevo perso la busta paga di febbraio. Se vi ricordate c'è il numero sopra, quindi chiamo così mi faccio mandare una copia. Devo ancora sentire mia mamma, se riescono a venire con papà, vengono a bere un caffè, insomma, poi si fa la spesa perché mio papà può prendere la macchina del lavoro, la macchina della gelateria, insomma, e sarà tutto un work in progress. Bene, quindi volevo dirvi questo, oggi un vlog del lunedì casalingo. Mentre vi volevo dire anche altre 2 cose, mi sembra. Sì, no, sono sicuro che erano 2 cose, ma non mi vengono in mente. Una subito, ve la butto lì. Avevo parlato del mio nuovo collega che comincia oggi, tra l'altro. Avevo detto diverso, ma non è, ovviamente non è un dispregiativo perché ho letto qualche commento. Non è un dispregiativo, forse poteva essere fuorviante, ma diverse è un termine tecnico usato qua. Perché tu nel documento puoi scrivere sesso maschile, femminile o diverse. Proprio con l'addio, ve l'ho detto tante volte negli annunci di lavoro, c'è scritto cerchiamo ragazzi alle casse di questo supermercato, MFD, maschio, femmina, diverse. Non volevo essere assolutamente un dispregiativo, anzi, cioè, per carità, lo sapete come la penso. Quindi era per chiarire questa faccenda, diversa non era, diverso, arrivo un diverso, non era un'offesa, insomma. È proprio così un termine tecnico che si usa, insomma. Questo volevo dirvi. Poi c'era qualcos'altro? Eh sì, però figurate se mi viene in mente.
Nulla, in questi giorni che c'era un po' caldo, abbiamo avuto il problema delle finestre perché ovviamente bisogna aprire una finestra quando fa tanto caldo, non solo sollevate come ce l'ho in questo momento. Ah sì, tra l'altro oggi non fa freddo ancora e da domani, raga, si scenderà di botto, ma oggi ancora freddissimo non c'è. Quando fa caldo bisogna aprire tutta la finestra e togliere ogni volta tre piante di qua o due cose di là è un po' complicato. Cosa ho pensato? Allora, queste due, non so raga cosa pensare. Siccome il lato della casa più fresco non è questo, qui possono sempre stare sollevate, poi ci sono le tapparelle, ma è questo, ho pensato che devo comprare intanto qualcosa, lo sapete, sapete il sollevamento delle piante l'avevo già in progetto, però ho pensato di aprire questa finestra, di utilizzare questa sempre come apertura. E magari metto tre piante qui, tre piante qui, e una di queste la sposto o vicino a questa. Sapete che non so come fare. Lasciare praticamente questo davanzale libero per aprire tutta la finestra. Perché mi viene comodo che mi gira l'aria qua nella cucina, qua quando si mangia, anche qua nel divano alla fine. Anche qua nel divano perché fa la corrente con la camera da letto o il bagno, insomma, di lasciare questa libera perché devo tenerla aperta, insomma. Questa mi viene molto scomoda, quindi farò così, raga. Ok. Avete visto quante cose vi ho detto? Poi ce n'era anche un'altra che vi devo dire, ma non proprio mi è passata per la testa. Quindi noi ci sentiamo dopo per questo lungo e bel vlog del lunedì. Vi mando un bacio per il momento e ci sentiamo dopo. Allora, sono qua seduto al computer, raga, che stavo facendo due cosine. Provavo a contattare la ragazza per la busta paga che avevo perso, ma non è mai disponibile. Cioè, squilla, squilla, mi dice poi la voce che non è disponibile, che è occupata, insomma. Va bene, quindi riproverò, non so, farà orario d'ufficio, quindi riproverò più tardi. Sono le 10:04, sono qua al computer che stavo facendo delle cosine, come vi dicevo. Mi rendo conto che sono al buio, ma è una giornata pessima, lo sapete. Ho sentito mia mamma per quanto riguarda la macchina, molto difficile che oggi l'abbiano disponibile, che mio papà l'abbia disponibile perché serve ai ragazzi della gelateria, però mi ha detto mi fa sapere entro le 3, quindi io con tutta calma continuo a fare la lista della spesa, faccio le mie cosine. Mi è venuto un po' l'abbiocco adesso, devo dire la verità, perché quella sveglia alle 4. Che ho un pezzettino di barba. Scusate, questa la sveglia delle 4, anche se poi mi sono riaddormentato praticamente dopo 10 minuti, credo. Ma mi ha un pochino. Mi ha tenuto un po' il sonno addosso, insomma. Ma va bene. Ieri sera, raga, con mio amico abbiamo ordinato. Poi vi avevo detto che ordinavamo qualcosa. Lui una pizza, io un. Ma scusate. Me lo sono tolto, avevo un peletto della barba sulla lingua. Lui una pizza, io una piadina kebab. Poi non se l'è mangiata tutta, quindi ho due fettine qua, abbastanza due belle fettine, insomma, di pizza. Quindi io pranzo con quella più tardi, così ho più tempo per fare le cose a casa. Mamma, è troppo buio, scusate, ma io pago la bolletta, ok. Nulla, ero al computer, dicevo, cercavo di accedere su Google tutti i messaggi strani, mi era venuto il cuore a 300 milioni di battiti, poi alla fine non lo so, mi fa sempre mandare un SMS al telefono e mi fa accedere, però ogni volta che ricarico la pagina era assurdo. Un'altra cosa sono acceduto, sì, verbo adattissimo, sono acceduto al mio account che ce l'ho ancora recuperato, vi ricordate, ma con quell'email, se vado nel canale di YouTube vecchio, mi dice bloccato, rimosso per violazione, eccetera, eccetera. Però mi è comparsa una casellina, c'era scritto fai ricorso se non ritieni opportuna questa scelta, giusta questa scelta. E raga, ho fatto ricorso, non mi ricordo se sinceramente mi era mai capitato prima. Oh, ci proviamo, magari il mio canale ritorna. Più che altro, io non credo di pubblicare. Adesso è un sogno che mi ritorni, ma ci ho provato. Entro 2 giorni mi risponderanno. È un sogno che ritorna, ma più che altro non so se pubblicherò video ancora lì sopra. Ma almeno torneranno tutti i video di 4 anni, raga.
Io non lo so, adesso sto sognando, però ci riproviamo l'ultima volta. Va bene così, volevo avvisarvi che mi date la carica positiva. Mi immaginate se ritorno al mio vecchio canale? Ormai questo è super avviato, anzi va meglio di prima, grazie veramente col cuore, ve lo dico ogni giorno. Se ritorna quello, più che altro ritornerebbero tutti. 4 anni di video, raga, mamma mia, che sogno. Io cosa potrei fare anche? Quel canale rimarrebbe così, vi ho detto, non so se caricherei altre roba. Però prenderei tipo altri video e li butterei su questo nuovo canale, raga, mamma mia. Veramente sarebbe un sogno. Non ci pensiamo troppo adesso, aspettiamo la risposta di Google, che già mi immagino quella che sia, ma va bene così. Allora, io tra mezz'ora vado a prendere la roba che sarà pronta della lavatrice, provo a richiamare questa ragazza per la busta paga e vado a continuare a fare lavorare al computer. Sono pronto, raga, per pulire il bagno, come vedete. Poi porterò i tappeti giù a lavare. Devo fare una bellissima una lavata di tappeti, raga. E intanto, visto che io li porto giù, i tappeti del bagno, accumulo, ne ho già tre paia praticamente, quindi mi tocca adesso lavare tutto e mettere questi, che erano quelli della camera da letto, che, anzi, questi sono tappeti del bagno, li ho usati in emergenza in camera da letto, adesso vedrete che li ho tolti e li metterò, sono puliti e li metterò qua quando pulirò tutto nel bagno. Straccio in mano, andiamo. Tempo regge ancora. Ragazzi, ce l'ho fatta. Bagno pulito. Adesso vi dico anche che ora si è fatta. Io amo questo appartamento, lo sapete, ma odio il bagno. Il pavimento bianco, raga, che fatica, è sempre sporco. Fra domani sarà pieno di roba. Cioè, per carità. Comunque ho messo i tappeti gialli in emergenza. Almeno però è tutto pulito. Adesso, raga, si sono fatte già le 11 e un quarto. Io poi mi mangerò quelle due fettine di pizza come vi ho detto. Stavo guardando qualche video sul computer questa volta. Ci sono forse delle novità. Sto aspettando un messaggio da mia cugina che dovrebbe fare una commissione a Regensburg, quindi io devo aiutarla, ma non so ancora, vi faccio sapere anche a voi tra poco. E quindi se succederà questo, ma una mano lava l'altra, ci fermeremo poi al supermercato. Io mi farò questa mitica spesa che ne sto parlando da una settimana. Però non so nulla ancora, è presto. Adesso devo andare giù, è già tardi, cioè tardi, devo andare a prendere la lavatrice in ritardo, a prendere la roba della lavatrice. Dai, questo lunedì sta andando per ora bene. Sono soddisfatto del bagno. Io quando pulisco il bagno, raga, uso l'acqua. Ho spazzato tutto qui tutta la casa. Quando lavo il bagno, lavo il pavimento del bagno, uso l'acqua prima, ovviamente, e lavo tutto, parto dalla camera da letto, il salotto e l'entrata. Quindi ho tutto bello pulito, perché adesso c'è questa cosettina gialla del polline, quando c'è vento la porta dappertutto, soprattutto qui c'è, ma a Nittenau io mi ricordo un disastro, infatti mia mamma me lo, anche mio fratello me lo stanno dicendo che c'è, a parte che lui ha problemi di respirazione, quindi questo. L'aria era fortissima, la pioggia che ha fatto stamattina ha aiutato a pulire un po' l'aria. Insomma, c'è questo giallo che io me lo trovo sulla friggitrice d'aria, ad esempio sui davanzali. Non so se voi riuscite a vederlo appena passato il dito. Quindi il pavimento, ho visto che l'acqua era gialla. Quindi sono contento. Devo solo passare l'aspirapolvere sui tappeti, che dovevo fare prima, ma vabbè, non importa. Se ancora carica la passo subito. E poi darmi anche una sistemata, i capelli, la barba, vediamo un po'. Perché essendo le 11 e un quarto, mia cugina dovrebbe essere all'una lì. Questo vuol dire che da qui dobbiamo partire fra un'oretta e quindi mi devo un po' muovere. Poi magari non si fa niente, però vi faccio sapere. Vi mando un bacio per adesso, ci sentiamo dopo. Continuo. Allora ragazzi, 11:48, non ho nessuna notizia. Io ho steso la roba in camera da letto. Ho passato l'aspirapolvere sui tappeti, poi avete visto che ho pulito ben bene tutta la casa per quanto riguarda il pavimento e il bagno. Quindi in teoria io ho finito. Ho le due tazze di colazione, due bicchieri, ma sono dettagli. Mi sono mangiato quelle due fettine di pizza e quindi sono a posto. Adesso io non so ancora niente, vi ho detto, l'ho scritto a mia cugina per avere una risposta, perché se no dovrei fare una doccia, dovrei. Non lo so, raga.
più di questo. Io sto tranquillo. Intanto perché mi volevo fare i capelli, la barba oggi, anche questo, tutto con calma, la mia maschera. Insomma, adesso vedo, vi darò notizie come vi dicevo prima, anche a voi, come sempre vi aggiorno. Adesso sono qua rilassato ancora al computer e aspetto. Che devo fare? Mica mi... Non posso prepararmi, nel senso che non so se devo andare, quindi capitemi bene. Non lo so, aspetteremo. Adesso mi bevo anche un caffè. Sapete che vi dico, mi bevo un caffè. Allora, raga, sono l'una e mezza, l'una e 25. Bellissimo che questa giornata è lentissima, mi piace troppo, che ho fatto mille cose, ma sono ancora l'una e 25. Allora, novità. Mia cugina è andata per fare la sua commissione, ma io mi sono proposto, ma ha detto vado da solo, vado da sola, tranquilla. Adesso, grazie a Dio, il suo tedesco è sempre, me è sempre migliore, sono contento, quindi va a farsi la sua, anche, sua commissione. Anche perché poi alle 3 lei doveva scappare comunque a prendere le bimbe a scuola e all'asilo e non ce la faceva se faceva il giro a prendermi e a riportarmi. Invece per la spesa ho risolto, con i miei genitori adesso ci è successo un giro di cose perché mia mamma ha detto ma sto preoccupata, ma se poi mio fratello Marco mi serve la macchina, ma loro hanno altre macchine, poi Marco mi ha detto di stare tranquilli di venire, di stare tranquilli che non c'è fretta, insomma. Vengono, andiamo a fare la spesa che anche lei vuole comprarsi qualcosina. E ci facciamo, andiamo dove lavoro io. Quindi, io no, sono contento anche. Adesso io volevo andare da Aldi perché con la spesa grossa che devo fare mi partiranno milioni di euro da dove lavoro io. Perché è un po' caruccio, ma devo stare attento perché ci sono le offerte. Facendo con le offerte, insomma, riuscirò a stare dentro un budget decente. Comunque, sono contento che mi farò una spesa grossa. Benissimo. Detto questo, la spesa si farà, con i miei genitori sono contento anche di rivederli, non vengono mai, ma perché sempre con la gelateria, mio fratello, le bimbe hanno sempre un sacco da fare, li capisco, anche se sono nonni in pensione, ma è così. Quindi adesso io scappo a fare la doccia, raga. Mi viene da ridere perché è successo, mi ha fatto un giro di telefonate per farli venire, insomma. Comunque si va, dai, speriamo che mio papà non si sia... No, ma anche lui è contento, che lui piace andare in supermercati. Lui si fa tutti i supermercati di Nite Now, pensate un po'. Quindi andare in un supermercato, fare la spesa, per lui è la gioia. Bene, così dai, su, a Kaufland ci sono anche, dove lavoro io, qualcosa di particolare anche per mia mamma. Benissimo, quindi andiamo. Vado. Vado ragazzi, ci sentiamo... Adesso io faccio un salto temporale, farò un salto temporale fino al mio ritorno. Dovremmo ritornare entro le 5 e mezza, poi mi faccio una spesa, vuoto spesa tranquillo. Quindi adesso farò un salto temporale di 4 ore, raga, ci sentiamo dopo. Non sono ancora le 6, raga, non sono ancora le 6, ho appena fatto la doccia, mi sono messo una maglia e il jeans, il mio outfit da D-Day, credo che sia proprio l'outfit della settimana, visto che farà freddo. Adesso magari vi faccio anche vedere, aspettate se riesco a accendere qua le luci. Mio outfit of the day. Ovviamente non mi vedete, devo girare la camera. Eccolo qua. Non si vede una pippa lippa, una cippa lippa, maglione e i jeans che mi piacciono sempre tanto, questi neri con gli strappi. Ma che cavolo, Paolo, non sai fare? Mi vedete? Basta, giriamo. Torniamo seri, torniamo a noi. Allora, sto aspettando i miei genitori, che secondo me ci vorrà ancora una ventina di minuti almeno. Io sono pronto almeno. E almeno adesso mi guardo l'app del... Anzi, dovrei avere il volantino qua, nella busta della carta ancora, perché l'ho solo appoggiato nella busta della carta senza strapparlo. Speriamo, speriamo ce l'ho. Così se ci sono delle offerte mi segno, guardate. Se ci sono delle offerte me le segno subito. Benissimo, vi mando un bacione. Ci sentiamo dopo. Ho messo le scarpe, raga. Che comode, mi piacciono troppo. Oggi ho messo queste qua grigie perché ho l'outfit così, ma quando avrò una maglietta colorata, azzurra, mi metto quelle azzurre. Guardate che belle. Vi assicuro che sono super comode. Wow. Ho fatto veramente un affare, sono contento. Hanno una bella suola. Guardate qui, tutte le offertissime. Sto facendo la lista della spesa. A me mi interessa tanto detersivo della lavatrice. Guardate,
Adesso sicuramente quando uno lo cerca non lo trova. Ah, eccolo qua. Un'ottima marca questa qui. 14 euro, ma sono 100 lavaggi. Io mi prenderò, non uso i bianchi, prendo sempre quello colorato. Top. Questo cos'è? Ah, quello più piccolino, un'altra marca. Gelace per le macchie. Sì, tanta roba. C'è la carta igienica, mi devo prendere la carta igienica. Dentifricio anche, un'ottima marca questo. Meno male, c'è molta roba, dai. Ovviamente questo è il nostro reparto dove lavoro io. A dopo, guardate il pesce. Mia mamma ha appena chiamato, un quarto d'ora sono qui, ma io volevo farvi vedere il frigorifero, raga, per farvi capire. Ciao, per farvi capire, ecco, che non c'è più nulla. Adesso ho cercato di mettere un po' di ordine. Ah, perché ho fatto anche questo oggi, guardate qua, più o meno. E qui non lo so se ho messo in ordine. Sì, dai, anche qua un pochino. Tutte le salse le ho messe qui. Lì, qui metterò, facciamo così, ecco. Questa è un'altra salsina. Ok, marmellate, l'olio, qua ci sono farina. Pane grattugiato integrale, lì c'ho la pasta, le fette biscottate. In realtà dovrei metterle qua, reparto colazione, qua. Anche se in realtà devo svuotarle e metterle. Aspettate, adesso mi sto intrippando e metterle già subito nel contenitore, che oggi le ricomprerò. Qua c'è il riso, la pasta. Adesso oggi vedo un po' se trovo della pasta integrale un po' diversa. Insomma, la farina comprerò per le prossime ricettine. Insomma, là dietro cosa c'è? Ah, quello è riso nero. Insomma, raga, una bella spesa e lo vedrete domani sera e mi raccomando alle 21. Ragazzi, i miei genitori sono andati via proprio in questo momento. abbiamo cenato insieme alla fine. Sono le 19, quasi in punto. Abbiamo cenato presto, mia mamma ha fatto dei super toast, i toast più speciali del mondo, raga. E abbiamo cenato così. Sono appena andati via, mia mamma mi ha anche lasciato tutta la cucina pulita. Non avevo dubbi, raga. Guardate che giornata stupenda che è uscita, raga. Ha fatto un pomeriggio bellissimo. 16 gradi, davvero bello. E ancora regge, diciamo. Adesso che c'è questa bella luce. Scusate, sempre le mie capovolte. Adesso che c'è questa bella luce, raga, io giro il mega svuota spesa perché vi posso fare solo vedere che là ho tre bustoni. Mi raccomando, domani sera alle 21, eh. Poi guardate qua, ho buttato tutto così: 1, 2, 3, più c'è altra robina sparsa. Quindi, visto che sono le 7, io concludo questo vlog, ragazzi. Vi mando un bacione grande, vi voglio un bene tantissimo. Vi voglio un bene tantissimo. E vi devo lasciare perché stasera subito questo vlog. E io ero già presidente, come si dice? Ero già presidente, avevo già pensato, volevo dire previdente, lo so, adesso mi scriverete Paolino, hai detto presidente. Io già pensavo a tutti i video che devo fare, quindi il vlog del lunedì subito fuori. Ve lo beccate subito. Non sono pazzo, ma sono stato felice di vedere i miei genitori, ovviamente. Non vengono mai, era una bellissima serata, raga. E un bel pomeriggio perché siamo andati da me, vi ho detto, mia mamma ha fatto anche un po' di spesa. Insomma, per farla breve, stasera vi state godendo questo vlog, insomma, che sta infinito, ve lo siete goduto, diciamo così, parliamo al passato. Domani sera alle 21, mega svuota spesa. Io credo di non aver mai fatto una spesa così grossa. Vi posso anticipare che ho speso più di 100 euro, ma veramente completa, raga, per 2/20 giorni. Poi, ancora, mi è arrivata la notifica che domani mi arriva la Degusta Box. Quindi domani farò il video del Gustabox e voi lo vedrete mercoledì sera alle 21. Giovedì sera invece voglio fare un bel vlog, un nuovo vlog. Penso di andare a fare una passeggiata, vedremo, il tempo e quello che sarà.
Ah, già che mercoledì sono a Weidel, ma mi ha messo un diluvio universale. Sarò a Weidel con tutta la banda, quindi può essere che giovedì sera vedrete anche qualche immagine del nostro pranzo con la mia amica, non lo so. E poi spero venerdì o sabato, intanto di andare via, di fare un giretto. All'Indau, raga, questo tempo non merita, perché sprecare 2 giorni, andare in un bel posto così, con il freddo e con la pioggia, raga, lasciamo stare. Avrò altri 2 giorni a maggio, anzi 2/3 giorni, quindi sì, di nuovo, lo so. E quindi magari se il tempo è bello ci andrò lì. Ma spero che arrivi questo mega pacco bomba da un'amica. E ancora temo, ci spero, speriamo. Mi arrivano le notifiche che sono tutti i pacchetti in viaggio, quindi intanto ci godiamo questi video e questi unboxing che già conosciamo, diciamo classici nel mio canale. Allora, un like, un commento per me, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, che è molto importante perché il 40% di chi guarda i miei video non è iscritto, quindi rimediate. Per quanto riguarda il vecchio canale, raga, mi è arrivata una nuova email di Google. Dimentichiamocelo, non si può fare più niente, basta, ma questo già mi ero rassegnato, però adesso che lo so, è stato ribadito da Google, dal signor Google. Scusate, ma la luce si è accesa. Va bene così. Poi ancora cosa vi devo dire, raga? Oddio. Sì, di iscrivervi, mi raccomando. Se volete, solo se volete, c'è il mio abbonamento a 1,99 euro, che è un aiuto per il canale. Ci sono i commenti speciali, c'è un tastino con scritto grazie. Potete fare un commento donando 1 euro, 50 centesimi, 2 euro, 2,50 euro, quello che volete. Sono dei commenti grazie, si chiamano, una cosa che offre YouTube. Io ve lo dico, nessuno è obbligato. E poi ci sono varie cose per aiutarmi col canale. Bene, detto questo, vi mando un abbraccio forte, di nuovo un bacione e noi ci sentiamo domani sera. Questa settimana non vi libererete di me. Sarete, come si dice? Satolli di Paolino. Satolli di Paolino. Paolino, faccio un libro. Satolli di Paolino. Vi voglio bene, raga, che dire. Ciao a tutti.